Luciano Onder oggi qui a Vasto per questo importante convegno, anche perché aumentano i mezzi di informazione, ma forse aumenta la disinformazione, soprattutto in campo della medicina, in campo scientifico, che è sempre molto delicato. Io sono convinto che l'informazione nel settore della medicina biomedica è vera e propria medicina. Perché? Perché da questa informazione dipende lo stile di vita, il comportamento, il modo di vivere, di comportarsi di ciascuno di noi. Ciascuno di noi più è informato, più conosce la situazione, le cose, più sa difendersi dalle malattie. Una buona informazione quindi fa guadagnare salute, difende la salute del cittadino informato. L'informazione in medicina spesso casca nel sensazionalismo, in notizie pompate, drogate, diciamo con un gergo giornalistico. La notizia viene deformata per fare spettacolo, per fare talk show, per avere spazio in prima pagina, e questo danneggia veramente, perché porta, orienta verso una soluzione sbagliata, un sensazionalismo. Il vaccino fa morire i vecchietti, il vaccino anti-influenzale, mentre invece si è visto che il vaccino non solo non fa morire i vecchietti, ma difende dai rischi. E il danno fatto da quell'informazione sensazionalistica è stato un aumento di mortalità nella passata stagione. Un aumento di mortalità che ha colpito, guarda caso, i più semplici, i più poveri, coloro che non hanno avuto cultura sufficiente per difendersi. Il cittadino deve fare quello che può fare, fidarsi del medico di famiglia, anziano, fidarsi dei figli, fidarsi delle persone più colte, ma soprattutto, se è giovane, se è capace, acquistare cultura. Sapere che l'informazione ben fatta è un'informazione che lo aiuterà a difendersi in caso di necessità. Per questo l'informazione, che è un servizio per il cittadino, se il cittadino legge un articolo su un giornale o guarda un servizio in televisione, quel servizio deve essere ben fatto, documentato, non deve essere una truffa, non deve essere una trappola. Ma i giornalisti, qualsiasi media utilizzino, carta stampata, blog, hanno il dovere di dire la verità, è un dovere inderogabile che lo stabilisce la nostra legge professionale, ma prescinde anche dalla nostra legge professionale. Ontologicamente il dovere del giornalista è quello di fare il testimone e di raccontare la verità. Il problema nasce nel momento in cui il giornalista deve raccontare qualcosa che non conosce. E allora finisce per piuttosto che semplificare, finisce per ingarbugliare una cosa che lui non ha capito. E allora il problema dell'aggiornamento professionale è un problema serio per il giornalista, soprattutto quando si tratta poi di narrare questioni che attengono particolari lessici e comunque linguaggi settoriali come quello della medicina, della scienza in particolare. Purtroppo noi abbiamo la presunzione, e qui sta il male di questa professione, di sapere tutto. In realtà sappiamo qualcosa, non sappiamo tutto, ed è necessario, perché poi la complessità della società aumenta di giorno in giorno, è necessario che il giornalista si aggiorni, per non dire raccontare bufale. Avete mai fatto caso quando i scienziati partecipano alle trasmissioni televisive, quando cercano il rapporto diretto con il pubblico? Sono molto più complicati di quanto... No, io ritengo che la comunicazione la deve fare chi la sa fare. Però chi la sa fare, che ha gli strumenti per comunicare, deve anche conoscere le cose che comunica, perché se non le conosce poi alla fine questa capacità viene vanificata. Quindi ritengo che agli scienziati il loro compito, ai giornalisti il compito di raccontare quello che fanno gli scienziati. Maria Amato con Vasto Viva, promotrice di questo convegno che le sta particolarmente a cuore, viste le tematiche affrontate. Sicuramente sì, anche perché è una lente differente attraverso cui guardare la sanità, che è fatta non solo di operatori, ma è fatta di potenziali utenti. E io credo che i media abbiano in questo momento una grande responsabilità, che è quella di integrare il loro ruolo
di indagine, di inchiesta, di rilievo anche delle carenze, con un livello di informazione e di comunicazione che favorisca la crescita generale della cultura in sanità. E la cultura non si cambia solo con le leggi, la cultura si cambia con la massa critica, per cui i media sono quello che ci servono i media nel loro insieme, ci serve la televisione, ci servono i giornalisti di stampa con tutte le difficoltà che vivono, ci serve tutto quello che capillarmente, online, prontamente riesce ad arrivare alle persone. Noi non riusciremo a costruire l'idea di appropriatezza senza una comunicazione adeguata, senza che tutta la gente riesca a comprendere che noi riusciremo a conservare un sistema sanitario universale, pubblico, solo se la spesa sarà sostenibile. Per fare questo bisogna remare tutti insieme.